Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri video. Il lancio del mondo 5 di The Division 2 sta dando qualche problema ai giocatori, con qualche bug che sicuramente Massive sta cercando di sistemare. Ad oggi vi riporto due dei problemi più gravi. Il primo riguarda il drop del danno dell'arma nel mondo 5, drop non dovuto alla distanza o ai nemici, ma proprio a un bug che riduce notevolmente il danno dell'arma. Problema riscontrato da un utente di subreddit e che, pur provando svariati loadout, ha comunque continuato a riscontrare. Fortunatamente questo è un bug che si può correggere semplicemente sloggandosi e riloggandosi con lo stesso loadout, per far sì che il danno torni alla normalità. L'altro problema rilevato al lancio del mondo 5 è che c'è un palese bug nell'IA dei nemici durante gli scontri più difficili e durante il raid. Infatti, a quanto sembra, confermato tra le altre da Massive stessa, l'IA, o meglio i campioni che si trovano durante questi eventi così difficili, possono leggere la salute del nemico, cioè la nostra, e agire di conseguenza, scagliandosi contro il giocatore invece di proteggere i suoi punti deboli o sfruttare il territorio come dovrebbe fare, rendendo ovviamente il tutto meno appagante per il giocatore stesso che, vedendosi scagliato contro un mob di tale potenza, si sente molto più debole e rischia soprattutto la morte più facilmente. Ovviamente Massive è già a conoscenza di questo bug e sta già cercando di risolverlo. Ultimo argomento, che a quanto pare va di moda in questo periodo, è riguardante il drop, che a quanto pare non soddisferebbe appieno i giocatori nel mondo 5, causando un rallentamento e una difficoltà troppo elevata nel ritrovare dei pezzi desiderati, nel ritrovamento dei pezzi desiderati. Chiaramente, come detto in precedenza, tutte queste cose e molte altre Massive le sa già, ed è già a lavoro per risolverle più o meno in tempi brevi. Abbiate pazienza, vedrete che si risolverà tutto al più presto. Bene, con questo è tutto, ci vediamo in game, GG a tutti quanti!